Dunque, con Lecce pari di carattere, meritato per sperare nella salvezza, urge però cambiare passo. Ok, la difesa trema, a metà campo serve più qualità, le giornate diminuiscono e i punti di ritardo dai play-out sono già 7. Peccato perché Lecce, secondo miglior attacco del campionato con 44 gol, uno in meno della capolista Empoli, in trasferta 20 punti, appena 2 KO, ha sfruttato l'unica distrazione del reparto difensivo, guidato da Mirko Drudi, di gran lunga il migliore. Rispetto a Bocchetti, il centrale romagnolo tiene più alta la linea, è più aggressivo, dà più sicurezza e sa anche impostare l'azione. A Cittadella ci auguriamo che venga confermato nella stessa posizione. Nella prima mezz'ora mai pericolosi, come del resto il Lecce, ma biancazzurri stretti, compatti, capaci anche di muovere velocemente il pallone. Detto ciò, la coperta è sempre corta e qui parliamo di lacune strutturali. Davanti infatti la pochezza è disarmante. Per questo siamo sempre più convinti che l'unica strada è difendere bene per attaccare meglio, ovvero non subire gol, restando in partita sino alla fine. Del resto, quando va sotto, il Pescara fa una fatica immane a recuperare. Contro il Lecce, una delle poche eccezioni, era accaduto solo col Brescia e momentaneamente a Verona col Chievo. Semmai, visto che il tempo stringe, bisognerà cercare di rendere il 3-5-2 più offensivo. Come? Con più qualità in mezzo al campo. Per esempio Macini intermedio e Maestro Galano in posizione più avanzata a ridosso di Giannetti. Oppure utilizzando due prime punte, in questo caso Giannetti e Odgaard, visto che Setter è ancora in box, senza naturalmente rinunciare al contributo degli esterni, che però non stanno incidendo. Ora il match di Cittadella, previsto il recupero di Sorensen e Rigoni, ancora ai margini appunto Setter, da valutare Tabanelli e Bocchetti. I veneti quinti in classifica, 3 lunghezze dal secondo posto, hanno pareggiato a Monza, giocando nettamente meglio dei brianzoli. L'11 di Venturato ha vinto una sola gara nelle ultime 7 a Lignano Sabbiadoro col Pordenone. 2 sconfitte, di cui una pesantissima al Tombolato lo scorso 20 febbraio con la Reggiana, 0-3. È una squadra organizzata, aggressiva, fisica, che fa un pressing a volte asfissiante, che sporca tutte le traiettorie, ma anche manovriera. Non ci sono individualità di spicco, a parte l'eterno Manuel Iori, prossimo alle 39 primavere. Come fare calcio senza sperperare, ma con idee, scouting e programmazione. E infatti, da un lustro, ovvero dal ritorno in B nel 2016, il Cittadella è sempre protagonista. Chapeau!